arrivato il momento di svuotare un po' di cosine, di cestinare tutti i prodotti che ho finito in quest'ultimo periodo. Come sempre, questo è un video in collaborazione con la mia amica Elena, cui do un bacio enorme. Qua sotto nell'info box vi lascio il link diretto al suo canale e al suo video. Il suo canale, per chi non la conoscesse ancora, è English Rose Addicted, e ve la stra consiglio, perché è una ragazza molto simile a me, molto dolce, molto carina nei modi, poi mi rilassa tantissimo quando fa i suoi video, quindi dovete andare a conoscerla se appunto non la conoscete ancora. Questa volta eccezionalmente ho messo i miei prodotti nel sacchettino The Zenis perché avevo delle cosine un po' ingombranti. Iniziamo subito da due cosine, diciamo categoria make up, che sono due pennelli. Sì, come potete vedere sono ridotti malissimo, non li butto tanto per questo motivo, ma più che altro per le loro setole, che sono dure, ispide, brutte, non mi piacciono, e quindi non ha senso che mi tenga lì dei pennelli che so che non userò mai. Nello specifico sono della Elf, li avevo presi anni fa facendo un ordine online. Questo più grosso è quello viso, che appunto non guardate la forma perché l'ho messo nel sacchetto e ha preso la forma che potete vedere, però a parte questo guardate come sono le setole. Penso che anche attraverso la videocamera si possa capire che sono setole ispide, dure, brutte, un po' scadenti, e allora ho deciso di eliminarlo. Stessa cosa vale per il pennello, per il blush, quello vedete tagliato di sbieco, e guardate. È un peccato, però non è che li avessi pagati così tanto, li avevo presi perché ero agli inizi e non conoscevo bene certe marche di pennelli. Adesso diciamo che sono soddisfatta di quelli che ho, e appunto questi, per star lì a prendere polvere, non ha senso. Via. Visto che ho iniziato con l'angolo make up, direi di proseguire su questa via e vi mostro l'eyeliner della Essence, quello liquido. Diciamo che questo è il mio preferito, anche se quando si arriva verso il fondo inizio un po' ad odiarlo, perché la spugnettina, non so se capita anche a voi, ma cambia leggermente forma. Non so, adesso vi mostrerò. Comunque questo qua è il prodottino. Essence ha diversi tipi di eyeliner, adesso infatti ne sto utilizzando un altro e non vedo l'ora di finirlo per parlarvene, perché ho delle cosine da dirvi che mi sono piaciute e non. E comunque io amo questo genere qua perché nonostante sia piccolino mi dura abbastanza. Io, come ben sapete, mi faccio la linea d'eyeliner praticamente tutti i giorni, però preferisco questi formati leggermente mini rispetto ad altri brand, perché almeno so che il prodotto riesco ad utilizzarlo e a finirlo il più breve tempo possibile, e so che non va a seccarsi, perché una delle pecche degli eyeliner, alcuni eyeliner purtroppo, è che dopo un po' di tempo, nonostante magari si usino costantemente, vanno a seccarsi, e quindi il prodotto magari ti rimane al fondo, tu l'hai pagato ma lo devi cestinare. Questo qua è uno dei miei preferiti, però appunto, come vi dicevo prima, non so se capita anche a voi, ma il pennellino, la spugnetta, chiamiamola come volete, prende questa forma che, boh, non lo so, però diciamo che non va ad alterare la linea che vado a formare, quindi non è un caso di rovinarmi il trucco, ma è un caso che anomalo, perché non capisco come mai questa spugnetta va a deformarsi. Però ottimo prodotto. Ah, non vi ho detto prima se i pennelli li ricomprerei, ma credo si sia capito che assolutamente no, al contrario di questo eyeliner, perché appunto è uno dei miei preferiti della Essence. Io ve lo dico sempre, adesso lo dico per questo prodotto, ma in generale fatemi sapere qua sotto cosa mi consigliate voi, che brand mi consigliate per quanto riguarda i prodotti che vedete o
altri, perché sapete che io oltre a leggere i vostri messaggi ascolto i vostri commenti e cerco di trarre consigli e benefici, e quando mi trovo in giro a fare shopping vado a scovare quello che mi avete detto, perché si fa così, ci si scambia le opinioni, io vi dico la mia e voi ovviamente mi dite la vostra, se no è un discorso univoco che non ha senso. Chiusa parentesi. Di mascara ho finito questo qua della Avon, era il Super Curlation e questo ce l'avevo da tantissimo perché chi mi segue da tempo sa che facevo Avon, però ho smesso ormai da un anno e quindi sto cercando di eliminare, di finire tutti i prodotti che mi ero comprata perché avevo delle agevolazioni essendo presentatrice e ho fatto una scorta mega galattica che è ancora tutta lì nei miei cassetti, però pian piano andranno a scemare. Comunque ho finito questo qua che utilizzavo principalmente tutti i giorni per andare a lavorare perché non pretendo chissà che ciglia quando vado a lavorare, mentre nel weekend per occasioni speciali eccetera eccetera mi piace avere uno sguardo un po' più da gattone, un po' più wow, e quindi vado a preferire altri prodotti. Questo posso dirvi che sì, potrei ricomprarlo, però sto scoprendo nuovi mascara e credo che potrei anche evitare, però è un ottimo prodotto, io mi sono trovata bene. Lo scovolino è fatto ovviamente un po' incurvato per cercare di rendere lo sguardo un po' più da cerbiatta. Fa il suo effetto buono. Altro genere di mascara che ho finito è il gel per le sopracciglia che ho anche oggi, però ovviamente ne ho uno nuovo perché questo è il mio preferito in assoluto, lo sapete già, è quello di Bottega Verde, come potete vedere ormai è proprio esaurito, al fondo fa un po' schifio e appunto lo scovolino è praticamente lo stesso di quello dei mascara. Io mi trovo super mega benissimo tra tutti quelli che ho provato, questo è l'unico che mi dà le sopracciglia che voglio. Può capitare che sbadatamente mi tocchi le sopracciglia o starnutisca o chissà cosa succede col sudore, ma le sopracciglia rimangono lì. E questo è l'obiettivo che bisogna avere quando si utilizzano questi prodotti e io solo con questo marchio ho avuto questo risultato. Ho provato quello Essence, ma vi avevo già detto che no, ne ho forse ancora uno nel cassetto e cercherò di smaltirlo in qualche modo, però questo rimarrà per ora il mio preferito. Poi appunto, come vi dicevo prima, consigliatemi qua sotto. So che anche Kiko ha il gel mascara e ne ho sentito parlare bene, quindi fatemi sapere se avete provato sia questo che quello di Kiko, quale è il migliore secondo voi. Io amo questo e lo ricomprerei e l'ho ricomprato perché oggi l'ho utilizzato. Passando agli occhi ancora due prodottini. Il primo è questa matita, una semplicissima matita ad estrazione nera che sì, forse notate ancora un po' la punta, però non riesce più a colorare, quindi la devo buttare via. Questa qua l'avevo comprata in Francia, quindi non so se qua in Italia si trovi. Comunque il marchio è questo qua. E mi sono trovata molto bene con questa matita, a differenza di altre, non ho avuto la necessità di applicare poi sopra o l'ombretto o il kajal, perché io sapete che intensifico molto la rima inferiore, ma con questa diciamo che non avevo questa necessità e mi sono trovata molto bene, un po' forse pastosa, non troppo scorrevole. Però forse proprio per questo che mi durava senza l'aggiunta di prodotti al di sopra. La ricomprerei se ne avessi l'occasione. E come vi dicevo prima, ultimo prodotto occhi è il mio amatissimissimissimissimissimo Kajal nero, ovviamente, sempre di Bottega Verde, perché ci sono alcuni prodotti Bottega Verde che, oltre ad essere abbastanza economici, mi piacciono tantissimo, fanno il loro lavoro. Oh, finalmente, perché
a volte tu vai a comprare anche un marchio più prestigioso, ma non hai il risultato che pensi di ottenere. Comunque, questo qui che vi devo dire, questo lo vedete praticamente sempre come il gel mascara e fantastico, anche questo c'ho la scorta perché non si sa mai che vada fuori produzione. C'è stato un periodo che non si capiva se li avessero eliminati, quindi faccio ogni volta la scorta quando ho la possibilità di passare da Bottega Verde utilizzando le solite cartoline, perché sapete che io da Bottega Verde vado soltanto quando ho le cartoline, perché se no, senza utilizzare gli sconti e le promozioni, non mi dà quella soddisfazione di acquistare. E ora, visto la stagione, direi di passare ai solari, perché bene sì, ho già finito dei solari, però vi devo dire che questi li avevo già iniziati quando siamo andati in Messico a fine dell'anno scorso, però non ce l'ho fatta a finirli perché alterno tantissimi prodotti. Nell'arco di una giornata in spiaggia io mi posso mettere la crema protezione 30, poi passo alla 15, poi passo all'olio. E chi più ne ha più ne metta, ecco perché non finisco sempre ogni anno il tubetto che mi compro, perché utilizzando più prodotti non si può. Anche perché a differenza di Elena non vivo in una località di mare e quando ci vado, magari ci vado un weekend oppure ci vado una settimana, 2 settimane all'anno, ma non è che vado a spremermi sempre la crema addosso, se no un minimo di colore non riesco a farmelo. La prima crema che vi mostro è questo latte solare anti-età setificante della linea Sole del Mediterraneo di Bottega Verde, che non so se quest'anno c'è ancora, perché questa l'avevo presa l'anno scorso in estate, poi l'avevo lasciata chiusa fino a novembre quando siamo partiti, però mi sembra che quest'anno non sia presente. Ditemi se sbaglio, sicuramente sbaglio, però vabbè. E visto che andavo appunto in Messico ed ero bianca o comunque sì, non avevo un'abbronzatura di base sotto, ho detto prendiamo la protezione 30, anche se non è da me, perché io di solito utilizzo la 15, però non si sa mai, in quei posti magari il sole, i raggi sono un po' più potenti e quindi ho detto proteggiamoci un pochino meglio perché non vogliamo poi diventare subito rugose e vecchie in un anno. E vi devo dire che mi sono trovata super super bene. La profumazione è piacevole, non sa tanto di mare perché ci sono dei solari che sanno tipo di cocco, papaya, danno quella voglia di mare, di tropicale, però come profumazione è molto molto tranquilla. Questo è quello con estratti di agrumi e fico d'India, water resistant. Sì, io però quando vado in acqua di solito poi mi riapplico qualcosa. Ecco, dopo questa mi applicavo magari la protezione inferiore o addirittura l'olio, perché sì, sono un po' fissata con l'abbronzatura, però sempre con protezioni giuste. Sì, la ricomprerei. E concludendo i solari, ho finito questa mini size della Hawaiian Tropic che adoro, adoro, adoro. Questo è il mio marchio preferito per quanto riguarda i solari. Peccato che secondo me costicchino un po' troppo, però sono buonissimi, buonissimi. Poi mi piace questa cosa che hanno la doppia colorazione, quindi hanno sia la crema che un minimo di olio, di non lo so cosa, però buonissima. E davvero, ecco, questa a differenza dell'altra ha proprio la profumazione tropicale, di mare, di Maldive, isole tropicali, non lo so proprio. È una profumazione che fa fantasticare abbastanza. E questa l'avevo trovata, mi sembra, l'anno scorso in qualche rivista e l'ho dovuta prendere assolutamente perché adoro, 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 quindi sì, la comprerei, mi piacerebbe prendere proprio tutta la linea, quindi sia la crema che l'olio che il doposole, perché hanno tutte delle profumazioni paradisiache. Di Avon ho finito questo spray per il corpo al gusto anguria che, come ben sapete, utilizzo tutti i giorni praticamente al posto del profumo, perché ve lo dico sempre, però mi ripeto per le nuove iscritte. E apro una parentesi, ringrazio tantissimo tutte le persone che si stanno iscrivendo in quest'ultimo periodo perché stiamo pian piano aumentando e sono davvero troppo contenta. Vi ringrazio tantissimo.
un bacione. Torniamo a noi, perché queste smielate ogni tanto mi escono fuori, però sono dette col cuore, ovviamente, non è che vado lì a dire cose a caso. Che buona. Comunque avevo perso il filo del discorso, quindi dovevo riniziare in questo modo. Appunto, la utilizzo al posto del profumo perché, come vi dico sempre, ecco, ora mi sono ricordata, d'estate è meglio evitare di utilizzare i profumi, io dico, sulla pelle, perché a me piace anche spruzzarmi il profumo sugli indumenti, però se andate a spruzzarvi il profumo anche solo sui polsi o sul collo, fate attenzione, perché un conto se lo mettete la sera, che il sole non c'è, ma se lo mettete di giorno, quando appunto c'è il sole, rischiate di macchiarvi la pelle, e non ve lo consiglio, perché macchiarsi la pelle per profumare di più, se volete profumare utilizzate le acque profumate che sono persistenti, ultimamente stanno mettendo degli ingredienti nuovi per appunto far durare di più il prodotto, perché sennò non ha senso comprare un profumo che non faccia profumo. E quindi io vi consiglio le acque profumate, sì, lo ricomprerei. Concludiamo il reparto Avon con questo talco profumato della linea Far Away. Buonissimo, questo qua era il mio preferito e ho anche il profumo che mi piace tantissimo. Non facendo più Avon, non vi so dire se esiste ancora sia questo che la profumazione in sé, però è buonissimo, adesso volevo riannusarlo. Buono, sa proprio di talco, però un talco con appunto un profumo delicato, di da un tocco di eleganza, e il talco io lo utilizzo più che altro per i piedi in estate, perché se mi dovessi mettere la crema sui piedi e poi inserirmi nelle infradito, nelle ciabattine o chissà dove, rimango appiccicata, scivolo, e assolutamente no. La crema per i piedi la utilizzo nella stagione fredda, quando fa caldo vado a mettermi il talco che oltre a assorbire l'acqua, perché sì che mi vado ad asciugare, però non si asciugano mai i miei piedi, danno poi quella profumazione, quella delicatezza, poi questo nello specifico dà un po' di senso vellutato alla pelle, quindi ottimo, sì, lo ricomprerei, lo stra-ricomprerei, e infatti mi ero fatta la scorta di questo e ne ho uno nuovo in bagno, perché è buonissimo. Dell'erboristica ho finito questa mousse doccia all'olio di argan che mi era stata regalata a Natale, ed è una cosa eccezionale, io adoro la profumazione dell'argan, e questa proprio ce l'aveva bella inserita al suo interno e la lasciava anche sulla pelle una volta che si andava ad applicare, quindi ottimo prodotto, non avevo mai provato, mi sembra, prodotti dell'erboristica, però se sono tutti così, ok, sono tutti ok, lo promuoviamo e lo ricomprerei, sì sì. Siamo arrivati all'ultimo Baby Lips che avevo lì di scorta, ed è quello alla menta fresca. Questo qua che era il più semplice con la sua colorazione neutra, bianca. Questo, a differenza degli altri, perché di alcuni me ne ho parlato ni, di altri me ne ho parlato no, di questo vi posso parlare un po' più in positivo, perché mi sono trovata bene, non dava appunto colorazione, però mi nutriva le labbra, non andava via in un secondo come altri. E quindi sì, ottimo. Poi aveva proprio questa cosa, questo pizzicorio di menta che lasciava sulle labbra. L'ho esaurito in quest'ultimo periodo, però l'avevo iniziato ad utilizzare quando faceva un po' più freschino e dava quella sensazione di wow. Potrei ricomprarlo perché appunto mi sono trovata bene, però per ora posso farne a meno. Labello rosa. Lo so che il labello non è un prodotto wow, però ragazze, cosa vi devo dire, io mi trovo bene, non lo compro spesso, però quando trovo questo qua rosa ogni tanto scappa l'acquisto, perché mi nutre le labbra. So che ha un inci schifoso, però come lascia lui le labbra
Non ce n'è, per ora non ce n'è tanto. Rimangono belle morbide, belle idratate, durano da mattina a sera, perché io di solito questi prodotti un po' più grassosi li metto la sera prima di andare a dormire. Quando mi sveglio, c'ho le labbra belle morbide, come piace a me. Quindi io lo promuovo e lo riprenderei. Sì. E concludiamo con due mini sides. La prima è la crema mani e unghie della Caudalie, che mi era stata regalata anche questa a Natale con un set, un kit di prodottini di prova. E buonissima, questa qua l'ho utilizzata più che altro in borsa perché appunto le dimensioni lo consentivano. Idratava bene mani e unghie, perché non solo queste, io in generale quando mi metto la crema a mani poi vado sempre a massaggiarmi le unghie, perché fa sempre bene, perché non utilizzare anche i polpastrelli per cercare di ammorbidire un po' le cuticole. E prodotto ce n'è poco, però vi posso dire che per quello che ho provato io mi sono trovata bene, è un buon prodotto. Forse lo utilizzerei più nella stagione fresca, perché ci vuole un po' per lavorarla e farla assorbire bene alla pelle, alla mia pelle, perché ognuno ha il suo pH, però sì, la ricomprerei. E ultimo della Galénique, che non so che marchio sia, perché questa qua mi era stata inviata con una serie di campioncini di vari brand anni fa, quindi non chiedetemi chi, come, perché. Questa era la crema notte rigenerante, anche qui poco prodotto, però abbastanza per dirvi che mi sono trovata bene. Il profumo ricorda un po' le creme Vichy, le creme un po' da donna, ecco perché non so, le creme Vichy mi danno quel senso di donna. Buona, buona, e a differenza della maggior parte delle creme notte che ho provato io, questa si assorbiva in un lampo. Io non so voi, ma tutte le creme notte che ho provato ci mettono 2 anni ad asciugarsi, o comunque quando fai così a volte ti rimangono appiccicate, uno schifo. Questa invece era proprio setosa, bella morbida, buona buona, poi all'olio di argan, quindi ancora più nutriente. Molto bene, e voilà, qua c'è ancora lo scontrino del Zenith, però fidatevi che ecco, vuoto, il sacchetto è vuoto, quindi direi che abbiamo finito con i prodotti. Direi che ce n'erano abbastanza, sono soddisfatta ogni volta che riesco a finire dei prodotti make up, perché il make up è sempre lungo, lungo, lungo da esaurire, a parte per quanto mi riguarda gli eyeliner e i mascara, perché li mangio io tutti i giorni, me li metto e me li mangio, vabbè, segni a caso. Nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto di avervi dato dei consigli utili. Io aspetto i vostri, perché come vi dico sempre capto anche le vostre info. E io do ancora un bacione grande a Elena. Sai che ti invidio per il mare che ti ritrovi, ma ognuno ha i suoi. Io do un bacione enorme anche a tutte voi, vi ringrazio tantissimo e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!